Sono la mamma di Giulio. Non è facile essere qui e, come ha detto l'onorevole Manconi, continua a rinnovare il nostro dolore e continua a dire è un dolore necessario. E dobbiamo dircelo, noi ce lo diciamo ogni giorno a casa, ogni secondo del giorno e della notte, però dobbiamo dircelo tutti insieme, anche perché quello che è successo a Giulio non è un caso isolato, come è stato detto dal governo egiziano. Ma cos'è, mi sono chiesta, ho lavorato con i bambini tanti anni, un caso di morbillo, per caso? La varicella? È dal nazifascismo che noi in Italia non ci troviamo a una situazione di tortura come è successa a Giulio. Giulio però non andava in guerra e con questo stimo moltissimo i partigiani che sono stati uccisi sotto tortura, ma loro, ahimè, erano in guerra e lo sapevano, mentre Giulio era andato a fare ricerca. E quindi quella immagine, però, io cerco costantemente di sovrapporla a un'altra immagine che ho, l'immagine del suo volto come è stato restituito dall'Egitto. Io penso che di quel viso, che era così bello, aperto, solare, ho un'immagine di lui, di un viso che era diventato piccolo, 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 che io e Claudio abbiamo baciato e accarezzato. E non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso. Io su quel viso ho anche visto, oltre che il male, che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui. Perché? Perché si è riversato su lui? E quindi su quel viso che era diventato piccolo, piccolo, colori che non vi dico, forse l'unica cosa che ho veramente ritrovato di lui, ma l'unica, è stata la punta del suo naso. Se il 5 aprile sarà una giornata vuota, confidiamo in una risposta forte del nostro governo. Ma forte, perché è dal 25 sera, quando Giulio è scomparso, che attendiamo una risposta su Giulio. Ci sono momenti di rabbia, forse sì, più miei che di mio marito, ma perché siamo diversi nel nostro modo di manifestarci. Però un gran dispiacere, perché lui poteva dare una mano al mondo. E questo resta. Però noi adesso stiamo parlando di torture ed Egitto, che prima non si parlava. Egitto paese sicuro? Forse da oggi. E prima? Faccio io una domanda agli altri.